Lorenzo, una sconfitta che brucia un po'. Che brucia molto, non un po', brucia molto perché comunque dobbiamo guardare i lati positivi e c'è stata una grande prestazione, quindi perdere contro una grande squadra come con l'Inter al 118esimo, 119esimo minuto brucia. Brucia perché non ce lo meritavamo, perché abbiamo fatto la nostra partita, ce la siamo giocata a viso aperto. È normale, in dei momenti abbiamo sofferto, in altri abbiamo attaccato, ma come è normale che sia contro queste squadre. Quindi, come hai detto tu, brucia molto. Resta comunque, come dicevi, la prestazione. Avete fatto una gara di carattere contro comunque un club tosto, importante. Beh sì, sicuramente è quello dal quale dobbiamo ripartire, perché comunque se pensiamo che nelle ultime partite abbiamo vinto a Torino contro la Juventus e abbiamo messo in difficoltà l'Inter qua in casa perdendo all'ultimo minuto, significa che dei progressi ci sono e che siamo sulla strada giusta. C'è stata proprio una prestazione di gruppo, anche tu entrando a partita in corso ti sei inserito alla grande. Sì, è sempre difficile entrare a partita in corso, soprattutto in partite con squadre così forti, però sono contento, soddisfatto della mia prestazione, ma sono ancora più contento per come si è mossa la squadra, per quello che ha dimostrato e per lo spirito che abbiamo avuto. Si mette da parte questa gara e si riparte subito a lavorare per il prossimo impegno. Eh sì, perché adesso insomma il calendario dice questo, ogni 3 giorni siamo praticamente in campo, quindi non c'è tempo per guardare al passato. Dobbiamo far tesoro delle cose buone che abbiamo fatto, quello sì sicuramente, e pensare alla prossima partita di Napoli.